Dopo tanti anni, la realtà dei migranti a cui Santa Francesca Saverio ha dedicato tutta la sua vita si è evoluta ed è più che mai attuale. Nuovi volti di uomini, donne e bambini, segnati da tante forme di povertà e di violenza, stanno di nuovo davanti ai nostri occhi e attendono di trovare sulla loro strada mani tese e cuori accoglienti come quelli di Madre Cabrini. Ho avuto l'onore di interpretare il ruolo di Santa Francesca Cabrini per questa coproduzione Italia-America, è stato coprodotto da WTN e Cristiana Video, la produzione italiana. In America ha avuto già vita questo film, è andato in onda negli Stati Uniti, è uscito al cinema in Colombia e insomma il film, parlando di questa santa naturalizzata in America, la prima santa americana, ha suscitato grande interesse nella popolazione americana e si spera anche in quella italiana. Sono suore, missionarie del Sacro Cuore, motivate dalle terribili condizioni di molti bambini immigrati in questa città. E i bambini? Ditemi, dove sono? Mi sono mancati tanto a scuola e pensavo di trovarli qui, a casa. Chi era Madre Cabrini? Madre Cabrini era una donna che proveniva dall'Lodigiano, da Sant'Angelo Lodigiano in particolar modo, un paesino. E era una donna che aveva un cuore molto grande già dalla giovinezza, perché era una donna capace di guardare al povero con occhi particolari. Non era una donna che lasciava incompiute le sue faccende. Io amo definirla una santa imprenditrice, passatemi il termine, cioè una santa che si occupava delle cose di Dio e in un modo tale che faceva entrare la realtà in questa cosa. Quindi era una santa del fare, era una santa capace di grandi imprese proprio perché aveva una mente che sviluppava continuamente progetti, contenuti. Ha fondato il Columbus Hospital in America, quindi è stata una fondatrice di grandi orfanotrofi, ha dato da mangiare a un sacco di persone ed è stata un po', diciamo che la sua vita è stata tutta dedicata alla povertà, ai migranti. Per adesso è occupata da una famiglia. Sì, una scuola per questi bambini sarebbe una benedizione. Qual è il contesto storico-sociale del film? Il contesto del film, innanzitutto, si sta parlando di fine 800, inizio 900, a cavallo, in questo lasso di tempo in cui c'era la grande migrazione, no? Cioè dall'Italia si partiva e si andava a cercare fortuna e vita in America. E lei fece più di 20 traversate oceaniche. All'epoca le traversate oceaniche non sono come quelle di adesso, ma a parte il fatto che molti erano coloro che morivano durante le traversate, pochi sopravvissuti. È infruttuoso. Tornate in Italia. Quando le condizioni cambieranno, vi farò chiamare. Lei, quando arrivò in America, venne rifiutata da tutti, nessuno la voleva perché non erano pronti per ricevere Madre Cabrini, non erano proprio pronti. Mi dispiace, abbiamo un problema. L'arcivescovo ha detto che siete arrivate troppo presto. Volevano a tutti i costi rimandarla in Italia, facendola arrivare quando le cose sarebbero poi andate meglio. Invece lei, per la sua caparbietà, un po' si dice oggi la sua tigna, la sua forza di volontà, ma soprattutto con la preghiera, un po' come
mi viene in mente Madre Teresa di Calcutta, no? Santa Teresa di Calcutta, cioè ogni cosa era in Dio, questa relazione col padre che poi si rifletteva nel quotidiano. Quindi lei operava, ma prima aveva avuto questa relazione, questa confidenza col padre, di chiedergli l'aiuto e di potergli stare vicino nell'operato, e si sono visti i frutti. Chiaramente in un tempo così particolare, così oscuro, dove mancava il cibo, gli italiani che arrivavano in America si trovavano in situazioni disagiate, venivano rifiutati, l'istruzione veniva a mancare, era molto difficile vivere, lei si è inserita con regalità, secondo me, con audacia, ma anche con tanta regalità, dovuta dalla sua spiritualità e da questo grande cuore che era sempre piegato per i poveri. Non si fermava mai di fronte agli ostacoli, alle difficoltà, e questo amore per i migranti, questo amore per coloro che sono in terra straniera e devono ricostruirsi, l'ha fatta diventare poi quella, una madre per tutti, non soltanto poi una madre per gli italiani, perché poi non dimentichiamoci che è la prima santa naturalizzata americana, quindi vuol dire che non è soltanto la madre degli italiani, ma è un po' una madre per tutti. Suo carisma è di un'attualità straordinaria, perché i migranti hanno bisogno certamente di buone leggi, di programmi di sviluppo, di organizzazioni, ma hanno sempre bisogno anche, prima di tutto, di amore, di amicizia, di vicinanza umana. Hanno bisogno di essere ascoltati, guardati negli occhi, accompagnati. Hanno bisogno di Dio, incontrato nell'amore gratuito di una donna che, col cuore consacrato, ti è sorella e madre. Lei guardava soprattutto i bambini. C'è un episodio particolare che ti ha colpito della sua storia? Sì, sicuramente. C'è un episodio, abbiamo girato sulla nave, appunto inscenando la grande traversata oceanica. C'è questa scena in cui c'è questo bambino che si chiama Sebastiano, che lei vede, è un bambino povero, è un bambino che è, diciamo, sporco, sudicio, coi vestiti mezzi strappati. Lei si innamora molto di questo bambino e della situazione dietro questo bambino. Cercherà in tutti i modi di salvare questa famiglia, ma non tanto salvarla dalla povertà quanto di salvarla dal baratro dell'ignoranza e della paura anche di chiedere aiuto. Sei la suora della nave o sbaglio? Sì, non ti sbagli. Bastiano, ti chiami così, vero? E le tue sorelle? Stanno bene? Sì, Lisa lavora e Rita sta a casa invece. L'istruzione è molto importante e qui, in America, ci sono tante opportunità. Si può avere una vita migliore qui in America. Lei si farà amare anche proprio per questo, perché mostrerà loro un aiuto possibile, non un aiuto irraggiungibile, perché magari si veniva anche da un tempo in cui si promettevano cose ma nessuno poi davvero adempiva le promesse fatte. Dunque, coraggio Cabrini, avanti a lavorare fino alla morte. Senti, lei non voleva andare negli Stati Uniti, lei voleva andare in Oriente, in Cina. Lei voleva andare in Cina, perché voleva seguire le orme di San Francesco Saverio, il suo grande mito, oggi si direbbe così, era una fan di San Francesco Saverio, per tutto quello che era stato San Francesco Saverio, e aveva anche la Cabrini questo carisma così, ha imparato a cavalcare. Ha imparato delle lingue nuove, cioè una mente e anche un corpo pronto a reinventarsi e veramente a compiere delle avventure incredibili. Voleva andare in Cina, ma il Papa le disse: Cabrini, no, non in Cina, non a est, ma devi andare a ovest. E lei, come tutte le sante, era obbediente. E quindi ha obbedito alla chiamata. Bambini, vi piacerebbe aiutarci nella nostra missione? Aiutate le suore del Sacro Cuore a parlare ai vostri genitori, agli amici, ai parenti.
Madre Teresa di Calcutta prese Madre Cabrini come modello. Cosa la ispirò in particolare della sua missione? Sicuramente sono due sante molto simili per certi versi, perché tutte e due si sono dedicate agli ultimi, ai più poveri dei poveri, a chi non è proprio neanche riconosciuto come persona, a chi non è visto neanche proprio un attimo dentro gli occhi. Tutte e due una fortissima umanità. Sicuramente Santa Teresa di Calcutta è stata colpita dalla forte umanità della Cabrini e da questo voler aiutare le persone più bisognose, quelle che nessuno voleva aiutare. E non soltanto, lei era veramente tutto per noi. Madre, sorella, amica e angelo protettore. Vi proteggeva? Da cosa? Per te cosa ha significato interpretare questo ruolo? Come persona sono cristiana cattolica, quindi ho tutto il mio background spirituale e sono in cammino. Amo le figure dei santi, al di là della Cabrini, amo proprio la figura del santo, perché reputo che è riuscito a fare cose straordinarie, ma non perché è un mito o perché si parla di eroi, ma perché ha semplicemente fatto quello che Dio gli aveva chiesto e si è fatto usare da Dio per questo. Per cui è questa cosa così bella e straordinaria, però nella possibilità che ha l'uomo, che ha ogni uomo poi. Quindi per me la Santa Francesca Cabrini è stato anche un po', al di là dell'interpretazione del ruolo, del divertimento, di mettere i panni di un personaggio realmente esistito, che è diverso rispetto a fare un personaggio inventato dall'immaginazione di uno sceneggiatore o di un regista, è stato anche incredibile come viaggio un po' spirituale per inserire nella mia vita delle cose nuove che lei aveva.